Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox. In questa estate di notti magiche, oltre che il calcio, ci si mette anche l'Ital Basket, conquistando una clamorosa qualificazione alle Olimpiadi. Nel preolimpico di Belgrado, infatti in Serbia, l'Italia di Mino Sacchetti vince 102-95 contro i serbi, strafavoriti alla vigilia, e porta a casa una strameritata qualificazione per i giochi olimpici. Una prestazione perfetta, straordinaria da parte della nazionale azzurra, che ripercorrendo un po' la stessa cosa che sta accadendo nel calcio con Mancini, è composta non da fenomeni, non da campioni, ma semplicemente da un gruppo. Perché anche in questo caso non abbiamo stelle, non abbiamo giocatori che sono di un livello superiore agli altri, probabilmente nessuno di loro anche in questo momento è un campione, ma sono soltanto tanti buoni giocatori. Il leader dovrebbe essere Melli, che sta giocando però piuttosto male, e anche oggi, a parte una tripla all'inizio del terzo periodo, ha fatto valere un po' la sua forza in difesa, ma in attacco ha giocato piuttosto male. Ma sono invece i protagonisti quelli un po' più inattesi, o quelli che invece sono dei buoni giocatori, ma che stanno giocando veramente a un livello straordinario, ovvero su tutti Polonara e Fontecchio, che già hanno giocato due Euroleghe straordinarie con le loro squadre, con l'Alba Berlino e con il Vitoria, ma che oggi sono stati leader in una nazionale che non ha sbagliato niente. La partita è stata da subito in controllo da parte dell'Italia. La Serbia non ha mai dato l'impressione di poter controllare la partita, nonostante al Pionir ci fossero 3.000 spettatori che facessero un chiasso incredibile. Credo, per l'allenatore Kokoschkov, non vorrei essere nei suoi panni, perché erano presenti in tribuna Danilovic, c'era Obradovic, c'era Savic, c'era di tutto, grandi allenatori, Vujosevic del passato, tutta la crema del basket serbo, che hanno visto questa nazionale un po' senza capo né coda, che ha fatto veramente fatica ed è stata completamente sconfitta da ogni punto di vista rispetto da questa Italia straordinaria. Va detto, nella Serbia tante le assenze, in particolare anche nella partita di oggi è venuto a mancare anche Micic, l'MVP della stagione di Eurolega, uno dei giocatori più forti, che ha giocato soltanto un breve periodo all'inizio del primo periodo e qualcosa nel secondo periodo, poi non ha più fatto rientro nella partita. L'Italia ha avuto un solo momento di difficoltà nell'incontro, ovvero quando, dopo un inizio molto brillante, sono entrati in campo per la prima volta Teodosic e Micic. Bravissimo coach Sacchetti a 3:28 a chiamare timeout, quando la Serbia si era portata sotto di un solo punto, 15-16, nel giro di un minuto, un parzialone di 7-0 italiano, e Kokoschkov della Serbia era già costretto a chiamare un altro timeout. L'Italia è stata sempre avanti, e c'è un'altra statistica assolutamente fondamentale: stava trovando buoni tiri, ma nonostante questo era in vantaggio, pur sbagliando comunque parecchio da 3. Era a un certo momento, a metà del secondo quarto, sul 2 su 9 da 3 punti. Ebbene, alla fine del secondo periodo era 8 su 17, ovvero un parziale clamoroso da 3 punti. Anzi, scusate, vi do un altro parziale ancora di più, perché da 2 su 9 a 8 su 17, con la bomba di Polonara all'inizio di terzo periodo, le triple sono diventate 11 su 20, ovvero l'Italia ha fatto una serie di 9 su 11 da 3 punti. Una precisione straordinaria: Polonara 4 su 4, Fontecchio ha sbagliato il primo tiro della sua partita a pochi secondi dall'intervallo lungo. Insomma, precisione totale, grande difesa, Serbia in confusione, Serbia completamente tradita da Teodosic, che probabilmente ha finito la benzina dopo il grandissimo finale di campionato, la serie playoff dominata contro Milano. Invece nella partita di oggi con la propria nazionale ha mancato completamente la prova. Il terzo periodo è stato quello ancora più perfetto per l'Italia, perché ha allungato ancora di più il vantaggio, è andata a oltre i 20 punti di vantaggio. La Serbia è stata brava a cercare di contenere il disavanzo, il periodo è finito sotto di altri 5 punti. Quindi si è andati a 17 punti di vantaggio per l'Italia all'inizio del quarto quarto. La Serbia aveva sempre giocato molto bene il quarto periodo, ci ha provato anche in questo caso, però l'Italia non è venuto il braccino all'Italia. L'Italia ha mantenuto i nervi saldi anche quando la Serbia ha alzato un pochino il metro della propria difesa, ma gli arbitri hanno fischiato 4 falli in 42 secondi. La Serbia è andata subito in bonus, e quindi l'Italia si è trovata risolta anche parecchi problemi. Serbia, che ha giocato una partita veramente di grande confusione, ha giocato bene soltanto a tratti e comunque solo con giocate individuali, non è mai riuscita anche a tirar fuori quel cuore. Il cuore l'ha avuto l'Italia, un'Italia che veramente mi è piaciuta tantissimo, un bello staff tecnico anche, devo dire, perché collaborano con coach Sacchetti allenatori come Bucchi, Molin, Galbiati, per cui una squadra veramente gruppo, belli rapporti tra i giocatori, grandissimo Paiola, come nella serie
serie finale contro Milano ha fatto impazzire Teodosic, suo compagno nel club e avversario oggi, l'ha fatto completamente impazzire, molto bravo Mannion, uno contro uno è andato via un sacco di volte ai difensori serbi trovando le praterie, andando fino a canestro. Grande la prestazione anche di Tonut, l'MVP del campionato italiano, tutti i giocatori, come dicevamo, probabilmente attualmente non ancora campioni, ma grandissimi giocatori e in un percorso di crescita assoluto e al quale questo preolimpico sicuramente farà molto bene, e sono curioso anche di vedere l'opera alle Olimpiadi tra le migliori 12 squadre, o quantomeno tra le 12 squadre che si sono guadagnate l'accesso alla qualificazione. I migliori di questa partita per la Serbia, Andujić 27 punti e Petrušev 22, Andujić soprattutto una prestazione fantastica, un giocatore eccellente, ha soprattutto lui nei suoi ha avuto dei momenti di totale on fire dove con 6-8 punti consecutivi in un paio di circostanze ha tenuto la Serbia in partita. Teodosic, tradimento totale, una prestazione orribile, compreso anche un errore nel finale a 40 secondi dalla fine quando la Serbia era tornata sotto di 8 punti e lui non è riuscito neanche in quel caso a trovare il canestro o comunque la giocata per riportare ancora più sotto la Serbia. Nell'Italia 5 giocatori in doppia cifra, l'equilibrio una delle grandi altre doti, probabilmente anche questo togliendo magari i giocatori, non avevamo stavolta prime scelte NBA, non avevamo fenomeni dell'altro campionato, avevamo veramente un gruppo, avevamo dei giocatori tutti sullo stesso livello e tutti che hanno fatto quel qualcosa in più per la squadra. La squadra è stato il primo posto, quindi il last man of the match di questa partita è la squadra azzurra. Solo qualche dato statistico sui giocatori che sono stati più proficui: Polonara 22 punti, 12 rimbalzi, straordinario, Fontecchio 21 più 8, Mannion 24 punti. L'Italia ha finito con 14 su 34 da 3, ha vinto i rimbalzi 39-36 e ha vinto anche con le palle perse, avendo perso solo 8 palloni contro gli 11 della Serbia. Quindi fantastica Italia in una bellissima serata. L'arbitraggio orribile, abbastanza mediocre, il brasiliano Locatelli, un crew chief veramente nascosto tra le foglie, voto 6, il francese Rousseau impresentabile a questo livello, tipico dell'arbitraggio francese, grande muscolatura, grande presenza fisica, fischi, percentuale di fischi giusti molto bassa, un arbitraggio fuori posizione, pure per lui il voto è 4, il lettone Kozlovskis una via di mezzo, 5,5 il voto per lui, comunque nel complesso un arbitraggio non decisivo ma sicuramente piuttosto mediocre per questo livello. Non ho apprezzato più di tanto la telecronaca tifosa di De Rosa e Soragna, De Rosa però è soprattutto nella pallacanestro, è veramente molto bravo, il voto per cui per lui è comunque 6,5, Soragna 6 perché è bravo ma io sarà probabilmente all'antica, ma mi piacerebbe una cosa un po' più british, uno stile un pochino più, niente a che vedere per esempio con Caressa, naturalmente, però una cosa un po' più british mi piacerebbe di più come commento. Grazie ragazzi, like se vi piace il video, ci rivedremo con l'Italia alle Olimpiadi, questa è una grandissima notizia che onestamente non mi aspettavo e sono veramente molto molto contento. Iscrivetevi al canale, vi aspetto, like se vi piace il video, campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti. Domani è un giorno di riposo, non ci sono gli europei, non c'è il tour, non c'è il basket, per un giorno ci riposiamo, ci vediamo martedì, Tour de France e la semifinale dei campionati europei. Grazie a tutti, un bacione e ciao da Locks.